cappello. Come vuoi? E comincia a rompere le balle subito. Beh, ascoltami, sono abituata con Loris, di solito però gli arrivano scappaccioni dalla Marilu, si vede che stasera è lenta. È ancora tranquillo però. Un altro della nostra famiglia, suo padre. Riparti, riparti perché Daniele ha tossito. Stavo tenendo io che bello, bellissime parole. Bello è. Però molti mi chiamano mamma e sono più grandi di me. Questa cosa un po' come sono, insomma, sono un po' la mamma di tutti, anche se magari anagraficamente non potrei. Quindi sì, è emozionante, bello, eh. Visto che Barbara viene chiamata sua figlia, ti può chiamare nonna? Guarda, sì. Guarda, siccome l'Inter ha vinto con la Juve, rompe le palle, casualmente ha una felpa dell'Inter. Siccome io sono Juventina, il collegamento è già finito. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Daniele, vuoi dire qualcosa? No, vado Daniele, avanti. no, stavo prendendo il caffè, l'ho messo giù. Me lo stava passando proprio cercando di metterlo giù. Via, via. Reparto County Line, reparto geriatrico, vai. È virale questa cosa. Ma devi lavorare nella macchina dorsale. È come lo sbadiglio. Però mi ha succhiato tanto sangue. Oh, poverino. Ho dovuto recuperare con tante stelline. Sai che questa settimana mi ha fatto la variante? Me le ha fatte col minestrone? Vero? Era più buono. Stefano, scusami, io sto registrando una puntata, però te li faccio salutare. Signori Stefano Sirotti, Marilu Teseo Italian Country Ma Fans, Loris DJ, ciao! Daniele Traverso, Katie Berardi, Ciao! i Trinity Rebel. Ieri sera d'urgenza è uscito un nuovo DPCM di Conte che ha fatto anche un'altra zona, la zona bianconera, e i tifosi juventini non possono uscire per una settimana. Aspetta, tu non ci sei ben tornato. Ragazzi, la Deborah sta già piangendo. Benissimo. Ma si vede la coda del gatto ogni tanto che passa. Sì, si vede la coda della Milù, la coda della Domitilla. Da Matteo sta passando un serpente, perché non so se avete visto, sta passando un serpente da sotto, quindi manca l'animale da voi, Mary e Loris. No, ce l'ho, è qua. Ma no, pure. Dai, yuhu! Stiamo registrando ancora, perfetto, benissimo, taglierò tutto. Allora, dove eravamo arrivati? Ah, sì, perché Steve, non so se lo sai, ma adesso Loris è a dieta per un anno. Ah, beh, ci credo, con le ricette di Daniele, per forza. Scusate, Vai Italia. tranquillo, scusami. Vado a dire qualcosa, mi è venuto qualcosa di traverso, scusa. Allora, ma sempre io finisco in mezzo qui. Voilà. Allora, riparti. Gestito da... Ah no, adesso sta mangiando la... Ho bisogno un po' di sciogliere le cose, scusate, ma però comincio a tossire. Salta in che senso? Esalta. Ah, Salta, esatto. esatto. Aspetta che mi scuro l'orecchio. Seriamente. Io potrei anche approfittare per le mie rubriche e chiedergli una ricetta, così me la rivendo poi. Va bene, tagliamo. Si dice no, le placche. Le piaghe, mica le placche. No, cosa combini? Le piaghe d'Egitto. Avete la gola, le piaccole in gola. Fa vedere la gola. O si è già pentita di essere tornata? Secondo me sì. Me la vedo male. Il
tempo a noi concesso è giunto al termine. Parto con i saluti, ovviamente Lady First, Loris DJ, Loris DJ e Mario Teseo, rifatto. Vai Lady, saluta. Lady First. Saluta, Lady, saluta. Scusami, Marilu, hai capito chi hai di fianco? C'hai la dietologa, è una dietologa questa, ma cosa è venuta a fare qua con noi? Chi è la dietologa? Chi è la dietologa? Ma chi è? Aspetta, fammi guardare a modo in faccia. Ma ascolta, ecco perché è quella magra. Ma chi la è? Barbara, serio? Ingrassano le spine. Barbara è dietologa. Liberatevi, riprendo. Sta morendo, stavo per morire, non sapevo se potevo per... Sta morendo, lo stiamo perdendo durante la trasmissione, cioè voglio dire. Guarda che alzi l'audience, guarda che. Siamo tutti qua che ci soffiamo il naso, anch'io. Secondo me abbiamo già regalato stasera. Esatto, ce ne sono stati momenti belli belli. Allora vai, di first. Marilu, Teseo e Loris DJ Italian Country. Fermi, cosa sta facendo Stefano? È sparito. È sparito Stefano. Stefano, devo salutare. Devo salutare, poi dopo puoi andare a letto. Infatti non capivo la domanda, come salta. La domanda tra bocchetto. Esatto. Senti, rifai la domanda. No, perché... no, l'ho già fatta. Sì, ma tu mi rispondi come salta, almeno. Allora rispondo. Sì, sì.